Ben ritrovati amici di Stylis e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con le Week News, le top news della settimana. Salve a tutti, come sempre ben ritrovati. Iniziamo con le notizie di politica. Enrico Letta è stato eletto segretario del Partito Democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari, 4 astenuti. Mi candido a nuovo segretario, ma so che non vi serve un nuovo segretario, vi serve un nuovo PD, ha detto Letta nel suo intervento in Assemblea PD. Auguri di buon lavoro al nuovo segretario. Nel suo intervento ha indicato tanti obiettivi sui quali è assolutamente necessario il confronto e il comune impegno per il bene del paese, ha scritto su Twitter Giuseppe Conte. Notizie dal mondo. L'Agenzia per il Farmaco Italiana AIFA ha comunicato la sospensione immediata del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La decisione, valida per tutto il territorio italiano, è arrivata in via precauzionale e temporanea, in linea con quanto deciso da altri paesi europei, cioè Germania, Francia, Portogallo, Spagna e Slovenia. Lo scorso giovedì AIFA aveva deciso il ritiro di un lotto di vaccino AstraZeneca a seguito della comunicazione di alcuni gravi eventi avversi, anche se non c'erano prove che a causarli fosse stato il vaccino. Capitolo musica. Beyoncé domina la 63esima edizione dei Grammy Award, gli Oscar della musica che si sono svolti alla Staples Center nel cuore di Los Angeles. La cantante ha conquistato 4 premi, diventando così la donna più premiata della storia, con 28 riconoscimenti, superando il primato detenuto dalla violinista Alison Krauss con 27 premi. Importante successo anche per la giovane Billie Eilish, che si aggiudica il premio per il miglior disco dell'anno con Everything I Wanted. Beyoncé si è anche aggiudicata la categoria dei video musicali in coppia con la figlia Blue Ivy Carter, di 9 anni, con Brown Skin Girl. A Lady Gaga e Ariana Grande il premio per il miglior duo pop, a Dua Lipa quello per il migliore album di canzoni pop. Passiamo al cinema. Ai registi Edoardo Ponti per La vita davanti a sé e Filippo Meneghetti per Due va il premio LA Italian Excellence Award, assegnato dalla 16ª edizione di Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival, vetrina della cultura italiana che dal 18 al 24 aprile precederà come tradizione la notte degli Oscar. Il film di Ponti, protagonista la madre Sofia Loren, alla quale è stato assegnato il primo Visionary Award del nuovo museo dell'Academy, ha portato al Golden Globes 2021 Laura Pausini, vincitrice con Io sì, miglior canzone originale scritta con Diane Warren. Meneghetti, regista padovano di formazione internazionale, al suo primo lungometraggio è in corsa per l'Oscar con il film Due, che rappresenta la Francia nella categoria miglior film straniero. Questi registi italiani, cittadini del mondo, rappresentano con la loro creatività e sensibilità davvero due eccellenze. In questo anno particolare si sono imposti con la loro arte senza confini, dichiara Marina Cicogna per LA Italia. Speriamo che tutti i loro film siano protagonisti anche nella notte degli Oscar. Parliamo di gossip. Fine pena 2024. Questa è la sentenza che il Tribunale di Sorveglianza ha stabilito per Fabrizio Corona, che ha revocato la precedente decisione, presa nel 2019, di concedergli gli arresti domiciliari. Ora l'ex re dei paparazzi è ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda e le sue condizioni, dopo il rocambolesco arresto, preoccupano molto. Era stato il suo avvocato a comunicargli la notizia della revoca del precedente provvedimento e lui non l'aveva presa bene, tanto da provocarsi delle profonde ferite e cospargendosi poi il volto di sangue. Le sue immagini erano state rimosse da tutti i social. Per questo motivo, ma soprattutto dopo essere andato in escandescenza con i poliziotti che gli avevano preso il cellulare, la sua rabbia è arrivata a rompere uno dei vetri dell'ambulanza. Tutto questo sotto gli occhi della mamma, che a lungo aveva creduto alla possibilità di rivedere suo figlio riprendersi dal grave disturbo della personalità da cui è affetto e da cui si stava curando da quando era agli arresti domiciliari. Per lui sono scese in campo molte delle sue ex compagne, come Asia Argento e Belen Rodriguez, convinte che l'ennesimo arresto possa essere davvero pericoloso per lui. TV. Il vincitore di Grande Fratello VIP è il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi, che va a completare la squadra di commentatori di cui fanno parte già Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, che, positiva al Covid-19, si collegherà da casa, pronta ad entrare in studio appena sarà tornata negativa al virus.
Inviato speciale in Honduras è il campione olimpico Massimiliano Rosolino. In questa edizione i naufraghi sono divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia da separati in casa. Da una parte i Burinos, persone veraci e genuine, dall'altra è i Rafinados, che si contraddistinguono per eleganza e classe. Due mondi diversi e due fazioni opposte, entrambe sottoposte senza sconti alle dure regole dell'isola. Oltre alla presenza in studio del reality, Zorzi sta preparando con Mediaset un programma online dedicato all'Isola dei Famosi, visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale www.mediaset.it. Con il coinvolgimento nel team dell'Isola dei Famosi, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche di Mediaset. Chiudiamo le nostre week news con lo sport. Il team New Zealand ha ottenuto ad Auckland il 7° punto nella finale contro Luna Rossa e si è aggiudicato la 36esima America's Cup di vela. Dopo una buona partenza, la barca italiana è stata sovrastata dai padroni di casa, che hanno preso in mano il comando delle operazioni e progressivamente hanno fatto aumentare il proprio vantaggio. È stata davvero un'esperienza fantastica. Complimenti a New Zealand per il lavoro eccezionale. Complimenti anche a noi, abbiamo dimostrato che possiamo farcela. Siamo stati un po' sfortunati negli ultimi giorni, ma abbiamo svolto un ottimo lavoro. Questa non è una fine. Bertelli e Luna Rossa ci riproveranno. Sono felice di questa esperienza. Grazie Italia per il tuo supporto. È il commento a caldo di Francesco Bruni mentre era ancora a bordo timoniere di Luna Rossa dopo la sconfitta. Fuori ma a testa alta. La Lazio saluta la Champions cadendo 2-1 in casa dei campioni in carica del Bayern Monaco. Nel ritorno degli ottavi di finale, ultima delle italiane dopo le eliminazioni di Juve e Atalanta. Per la prima volta dal 2015-2016 l'Italia non porta nessuna squadra ai quarti di Champions. Rispetto al pesante 4-1 dell'Olimpico, la squadra di Inzaghi regge meglio il confronto, anche grazie all'atteggiamento più compassato dei tedeschi. Cancella i grossolani errori dell'andata e, ripartendo dall'orgoglio tirato fuori nella ripresa, può subito ripensare al campionato, con l'obiettivo di avvicinarsi al quarto posto. Grazie a tutti per essere stati con noi. E arrivederci alla prossima puntata di Week News.